Chi è il nuovo responsabile della biblioteca comunale? Quale personale sta proseguendo il lavoro di trasferimento e catalogazione dei beni librari? Quanto ha investito l'amministrazione comunale nel nuovo bilancio per la sistemazione della biblioteca Casser? A chi sono state fatte le consegne relative al patrimonio librario? Sono queste alcune delle domande che il consigliere comunale di Sciacca al Centro, Salvatore Monte, rivolge all'amministrazione comunale. Monte ha presentato ufficialmente una richiesta di accesso agli atti per saperne di più, sia in merito alla riapertura della sezione storica sita nei locali comunali, sia per quella riguardante la parte moderna trasferita all'Istituto Sant'Anna. Cosa è stato fatto sostanzialmente per risolvere la questione e riaprire uno dei poli culturali della città? Siccome materialmente abbiamo parlato dicendo di tutto e di più, non abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo, che è quello di capire ad oggi, visto che siamo ad agosto 2018, quali sono le sorti della biblioteca comunale. Con tutti i torti del passato, con tutte le storie che hanno caratterizzato anche l'ultimo periodo dell'amministrazione di Paola sulla questione della chiusura relativa ai locali non idonei, però ad oggi c'è la necessità di capire chi realmente stia portando avanti una progettualità legata alla biblioteca, perché dalla rimozione della dottoressa Salomone, io ad oggi non so, così come tutti gli altri, chi sta, diciamo così, tirando avanti il mulino per portare acqua a una struttura che è fondamentale, sia da un lato quella di Sant'Anna come biblioteca moderna, ma dall'altro lato anche quella legata alla biblioteca Casser, che è chiusa ormai da mesi e mesi, partendo dal presupposto che l'assessore preposto aveva detto che nel giro di pochissimo tempo sarebbe stata riaperta. Io ho richiesto all'amministrazione, al segretario generale, alcuni atti relativi alla corrispondenza che esiste tra la ex responsabile della biblioteca, la dottoressa Salomone, e anche l'amministrazione comunale, perché bisogna comprendere materialmente cosa è successo e se si è completato quel percorso di consegne che deve essere fatto nel momento in cui un servizio viene tolto da una persona e viene dato ad un'altra.